Ciao a tutti, benvenuti a Torta di Riso Andrea Ceccon ed Enrique Balmontin, pronti a stupirvi con il loro inebriante Sommario. In questa puntata, perché fine hanno fatto il pupazzo Becky? Ve lo ricordate? No? Neanche loro, da star del cinema a spaventa donne in un gay bar di Toronto. E ancora, spendere soldi e fare sacrifici per educare i figli ha ancora un senso? Se lo chiede un'inutile inchiesta di Torta di Riso. Ma non solo per catastrofi e tempo libero, cosa fare se quando si è in vacanza c'è un'alluvione? Oggi andremo in Inghilterra, nel Kent, dove finalmente è esondato il Tamigi. E tanti altri casi umani che si potrebbero definire come dei match ball sprecati malamente. Ma non c'è tempo per i rimpianti, un po' perché ci pagano, un po' perché incombe la prima rubrica. Signore e signori, vai! È il tuo momento! E si sente già il rullo dei tamburi che destina la tua ora, guardiamolo. Squillano le trombe per questo personaggio da circo. Si chiama Filomollo, non è neanche tanto difficile, è più difficile. Però con una sedia in mano come non ce la fa tanto bene, mi sembra. Accorda molla, ha fatto questa scena. Se sono ubriachi marci, gli toglie il bicchiere perché è il 23esimo che si beve. Esatto, sono sulla seggiola comunque, sono stati abbastanza atletici. Sì, non è così alto lui, diciamo. No, sono atletico, finire con un Natale finito allo è andato così. Questo è un orribile ricordo per questa ragazza. Sì. Prova un bugger, ma trova una facciata. Per terra, poi raccoglie, mesta i suoi occhiali, se ne torna al suo posto. Eh sì, anche con gli occhiali non ci vede benissimo. E porta molta mestizia anche nei nostri cuori. Andiamo avanti. Andiamo pure avanti, questa è una scena abbastanza strana. Sono due ballerini. No, credo che sia un set fotografico per qualche linea di vestiario giovanile. Una linea di imbecilli, di nuovi imbecilli, diciamo. Fagli farci l'incirello, noi pigliamo le foto, qualcuno andrà bene. Sì, insomma. Sì, meno un po' mosse forse, però comunque proviamoci. Il girincirello continua per le vie della città, ormai. Lei spogliata e ubriaca. Ubriachi marci tutti e due seminuda, veramente lei complimenti. Bravi, bella scena, bella. Ma la polizia in quella città non c'è. Questo invece lo stanno arrestando, mi sembra. Sembrerebbe, ma no, è invece è un festeggiamento perché è l'ultimo giorno di lavoro, va via, dai. Ah, sono tutti felicissimi che se ne vada per sempre. Cercano di aiutarlo in tutta maniera. Andarsene. No, a spaccarsi le ossa. Per andarsene all'altro mondo. E per andarsene all'altro mondo facciamoci dare un passaggio dalla gente di quattro ruote, zero neuroni. Incommentabili filmati di un automobilismo che fu e che avremmo preferito dimenticare, ma purtroppo eccolo qua. Nell'agosto del 96, questa è una macchina sicuramente a trazione anteriore. Eh sì, ma è lui che non ha nessun tipo di trazione nel cervello, infatti ha veramente zero neuroni. Stiamo parlando di due ruote, zero neuroni. Comunque se la gioca Callaghan. Sì, è una gara nella quale vediamo le macchine che si scarlassano abbastanza l'una l'altra. Vabbè, ma complimenti, bravi. Questa è la Brno Cernomores, un rally molto pericoloso. 400 km di curvazze che finiscono spesso così. Soltanto con macchine d'epoca la gente poi va a scassinare la macchina e a rubare tutto quello che c'è dentro. Stessa curva, altro disastro nella curva definibile della sfiga. La chiama la curva della sfiga. Infatti. E via, ancora la folle corsa a scippare tutto quello che c'è dentro la macchina. Questo qua addirittura prova col cofano aperto. Beh, ci sta anche riuscendo, incredibile, sì, ma vero. Sembra nella fanghiglia di queste gare di distruzione macchine. Vai Bobby, sei tutti noi. Lui è veramente un mezzo mostro perché è difficilissimo. Dove guidare con la mascherina di Batman. Si era proprio impresso bene bene la pista nel cervello. Purtroppo però adesso c'è qualcosa che non fa per... Però vedi, gli chiude il cofano. Vabbè, almeno può ripartire con una certa visuale. Perde due posizioni e basta. Ah, mica sciocchezze. Passiamo subito alla nostra rubrica sugli scherzi, signore e signori. È arrivato il momento di... Babbioni burloni. Vediamo chi è l'imbecille e l'imbecillato. Eh beh, questo è uno scherzo insulso del pupazzone che spaventa le ragazze. Non capisco però dove sia l'iniziativa commerciale. Dov'è che... No, è un gay bar che non vuole assolutamente donne che entrino nel locale. Neanche accompagnato dal marito che si piglia una paura. Mamma mia. Cuor di leone veramente il marito, però vedete che con i maschi si comporta in tutt'altra maniera effettivamente. Eh sì, un tranello gli dice: me lo puoi mettere a posto per favore? E lui lo mette a posto. Vai, però lo spaventa anche questo. Che bello, vogliamo ricordarlo così. Il pupazzo che deve ringraziare che siamo in fascia protetta e non possiamo fare facili rime. Eh no, ma chi vuole se lo immagina? Sì, certo. Sì. Vabbè, chiaro. Sì, grazie. Grazie, buonasera. Senti, cos'è ti ha detto? Non trovava precisamente le parole, però che un pirla l'ha detto due o tre volte. Babbione burlone è questo qua. Questo è veramente una boiata, lo dico già all'inizio, perché non vorrei mai essere frainteso, se no. Si mette nei centri commerciali e fa finta di essere con questa qua che sarebbe la sua fidanzata. La sua fidanzata, lo fa lo psicopatico. Ma non è che lo fa, lo è psicopatico sicuramente. Chiede a voce alta quali sono i migliori detersivi, risponde la signora. Certo, perché uno naturalmente si gira, pensa che stia parlando con te, invece sta parlando con la bambola.
gola gola parrucca. Penso che sia soltanto un portaparrucca un po' imbecille, invece è proprio un imbecille e basta. Ma si chiede anche proprio informazioni dettagliate. Questo dice prodotti. Vatti a curare, vedi, sì, sono degli psicologi buoni, c'è uno qua dietro. Smetterla di drogarsi, oggi si può, pensa un po'. Io speravo che questo gli spaccasse una bottiglia sulla faccia. Questo è abbastanza grosso, poteva dargli un pugno sul berretto almeno. Anche l'ultimo cliente lo molla lì e non vedo perché noi dovremmo restare con lui. Andiamo con la prossima rubrica, c'è... Ma dove vai, monnezza in bicicletta? Errori atletici su due ruote a ripetizione. Bike trash. Qua è una bella partenza. Le abbiamo viste tante, ma queste in discesa sono belle perché gli incisivi partono tutti. Quasi tutti all'unisono, oltretutto. E andiamo in Inghilterra, nel meraviglioso Kent, dove finalmente è esondato il Tamigi. Ma lo sai come dicono lì nel Kent, no? E quando straripa il Tamigi, mi ci butto con la bici. E allora no. Competizioni di dilettantistiche giovanili, guardiamo questi dove vogliono andare. Ecco, sono all'ospedale, credo direttamente o con l'elisoccorso. Ho capito, vediamo. Perché la collina è così liscia. Aia, pacco, aia, che dolor. Con annodamento finale. Oh, signor, ma che sport è questo? Ciclocross. Ma si fanno sempre male così? Sì, troppo ridere. Toghissimo. Sì, sei pronto per fare la belinata del secolo? Sì, figurone. Questo è rosicchiare rive, si chiama andare a rosicchiare rive. Questi invece sono in una cava di plutonio e decidono di fare questo giretto. Il giretto del plutonio. Purtroppo ci sono anche le sabbie mobili e non li vedremo mai più. Magari, ma temo che sopravvivano. Sì. Andiamo con questo che invece si fa un bel danno fisico. Anche perché ha cercato di saltare una ringhiera abbastanza problematica. E non gli è andata benissimo, direi. Il quartiere lui ride e noi passiamo a... Natura matrigna. Gli animali si ribellano e fanno bene. Guardiamo cosa abbiamo in comune noi con loro. Per esempio questo spuntino. No? Che questo bambino sta cercando di mangiare. Ma lo spuntino chi è? Il bambino o quello che è nel piatto? Il bambino sente molto l'inquadratura. Il cane molto meno. Il cane è un molosso enorme che potrebbe mangiarselo in un attimo. È molto attento al contenuto del piatto, che da questo filmato, che è recentissimo, però non si riesce a capire. Si riesce a capire, speriamo vada tutto bene. Un pezzo di panino, vabbè, un pezzo di tostino. Sì, quello sta mangiando la mano anche. Però no, lui è solo, sa che è un bambino. Sa che è un bambino. E non gli stacca il braccio. Vabbè. Mi finisce anche il fiato senza nessun ritegno. Contenti i genitori, contenti tutti. Si ridono tutti in famiglia nel filmato originale. Andiamo all'acquafan di Tor Vaianica, dove la star, l'attrazione è Renato Erderfino Infogliato. Che esce dall'acqua tutto bagnato. E mezzo secondo da già zompato. Renato Erderfino Infogliato. Io lo preferisco al delfino curioso. Mi piace molto. È un centro molto migliore di un acquafan normale, questo qua di Tor Vaianica. Beh, normale. Fino a un certo punto. Per le signorine, sai, sono esperienze nuove. Ma per i bambini anche educativi. Direi. No, ma i bambini non possono entrare, questa cosa possono farla solo i delfini e i bagnini. Andiamo in Africa, dove questo safari rischia di trasformarsi in una mezza tragedia. Sta andando tutto quanto a campanelle di recco. Eh sì, perché è arrivata una giraffa bella grossa e bella infuriata. Intanto vedete, c'è una bella velocità, un CX molto migliore di questa Jeep. Cercano di scappare, ma la giraffa è veloce. No, la giraffa è veloce, li sta terrorizzando dentro la macchina, sta dicendo vai, vai, vai. Ma non solo. Che sembra che si dica vai in tutte le lingue, non so che nazionalità sono questi. Comunque se la son presa un bello spaghetto, E noi rimaniamo nel campo dell'horror con... Matri mostri! Il giorno più bello, ma per noi che lo possiamo commentare. Se questa è una chiesa, ditemi voi, comunque stanno uscendo. Il clima è veramente avverso, meno 40 a questi sposi novelli. La tradizione vuole che devi prendere la sposa in braccio. E spaccarti due o tre vertebre, se ci riesci subito. Aiuto. La riprende in braccio, un eroe, veramente. Se non fai così è come quando cadi da cavallo, non risali più. Intanto c'è un vento che stacca il prosciutto delle pizze a meno 40. Guardate un po' di bella scena. Lei firma il documento che la mette male tutta la vita, condanna a morte. E poi lo portapenne gliela spara via, deve essere un segnale. Questa invece beve del liquore, presumibilmente vodka. La vodka degli sposi. E anche qua secondo me c'è un segnale, c'è il momento del bacio. Sì, perché no. Poi si deve invece rompere il bicchiere dopo questa limonata che non andava fatta. Il bicchiere picchia sulla testa del sindaco che ha officiato il matrimonio. Sul chiorbino proprio. Un momento di imbarazzo della sposa, lui invece non gliene frega la massa, lo detesta fondamentalmente. No, sono tutti contenti, infatti. Applaudono. Ecco, questo replay cade a fagiolo perché volevo capire che bicchieri sono, perché qua in Italia non li trovo. Sono quelli da sciottino. Sono quelli da rum, sì. Fatti più male! Fatti più male! Dai, 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 dai! Sì,
la famosa tradizione di portare la sposa tutta a casa, fino dalla chiesa a casa. Noi di solito facciamo solo quello, varcare la soglia, sì, di casa. Questi invece fanno 18 chilometri di tangenziale, sì, si fanno alcuni. E mentre lei ride come una pazza, lui si fa una bella collezione di ernie del disco. E poi chiedetemi perché non mi sposo. Ah, sposa a cavallo, se cade ci sballo. E questa è una classica scena di sposa a cavallo che dà una schienata. Però parte bene, partirebbe bene. Lo sposo però si emoziona di niente. E cosa fa? Viene a così? Sì, ciao. Sì, ciao è la parola che dobbiamo dirvi adesso, perché al canale scappa un po' di pubblicità. Enrico Balbontini e Andrea Ceccon vi aspettano qua per la seconda parte della puntata. E tutto questo solo per dirvi che Torta di Riso non è finita.